Ciao, benvenuta sul mio canale e in questo nuovo video tutorial. Oggi realizzeremo insieme la tartaruga del cartone alla ricerca di Nemo. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campana, così non ti perderai i prossimi video. Questa è la scheda con la quantità di pasta che ci occorre e queste sono le dime di cui avremo bisogno. Ti lascio il link per scaricarle qui giù in descrizione. Pronti? Iniziamo dalle zampe. Comincio con la zampa anteriore. Parto da una sfera e assottiglio la parte che entrerà in contatto con il busto. Stiro la restante parte e mi aiuto con la dima per ottenere la forma perfetta. Rispettate la dima e curate il più possibile la forma. Deve essere più alta al centro ma finissima nel bordo. Con lo stesso procedimento realizza anche la posteriore. Curate le curve. Formiamo così anche le altre zampe, stando attenti a realizzare quelle opposte. Adesso con della pasta marrone ricaviamo dei sottili dischi irregolari. Quelli più grandi li metteremo nella parte terminale delle zampe e quelli più piccoli più vicino al corpo. Fermatevi a metà di ogni zampa. Per il petto realizzo un cono e lo appiattisco. Dopodiché mi aiuto con la dima per realizzare la forma perfetta. A questo punto realizzo una croce sul petto e disegno quella che tutti noi sogniamo in estate, la famosa tartaruga addominale. Alla fine appiattisco i quattro angoli dove andranno le zampe. Per il dorso partiamo da una sfera. Realizziamo un cono e lo modelliamo sopra la dima. Per realizzare le macchie colorate sul dorso ho mescolato della pasta gialla con della pasta rossa. Con un tagliabiscotti a forma di fiore ho ricavato le forme da applicare sul guscio. Inumidiamo, massaggiamo leggermente e disegniamo qualche riga. Ripetiamo l'operazione per ogni macchia. La struttura di Squirt è formata da un wire centrale e altri due che incrociandosi reggeranno le zampe. Teniamoci un paio di millimetri più in basso rispetto a dove andranno collocate le zampe e avvolgiamo il wire retrocedendo e formando delle spirali inverse. Se una parte del wire gira in senso orario, l'altro girerà in senso antorario. In questo modo il wire si stringe al principale e non si muove più. Visto? Prendiamo il dorso per misurare dove andrà collocato il secondo wire e ripetiamo la procedura. Adesso passiamo all'assemblaggio. Iniziamo con il petto. Facciamo aderire bene. Successivamente montiamo le zampe, facendo attenzione che il wire non perfori il nostro pezzo. Inumidiamo leggermente e uniamo le parti. Adesso da una sfera modelliamo una goccia e formiamo il collo. Inumidiamo e incolliamo bene il dorso. Passiamo al viso. Partiamo da una sfera e l'allunghiamo leggermente, quasi come un uovo. Con il tool ricaviamo due grandi solchi, a destra e a sinistra. Con le dita presso leggermente in corrispondenza degli occhi. Adesso possiamo usare due tecniche. Se avete dimestichezza, direttamente con il tool appiattite la zona dell'occhio. Se ancora non vi sentite sicuri, usate una bocchetta per tracciare il perimetro dell'occhio e successivamente appiattite la parte con il tool. Gli angoli della bocca vanno collocati a tre quarti dell'occhio. Quindi segno due piccoli puntini e procedo ad ingrandirli.
Disegniamo la bocca con un sorriso e con l'aiuto del cutter apriamola. Tiriamo la parte centrale un po' verso fuori ed accentuiamo il mento ed il naso appiattendo le zone circostanti. Realizziamo gli occhi tagliando tre quarti di una sfera. Inumidiamo ed applichiamo i pezzi ricavati. Adesso realizzo le palpebre stirando verso l'occhio metà del solco che avevamo realizzato in precedenza. Una volta realizzate le palpebre, rimarco i solchi precedentemente realizzati. Lavoriamo il pezzo eliminando le imperfezioni. Con il tool disegno l'ingombro dell'iride a destra e a sinistra. Stiriamo un sottile strato di pasta marrone e ricaviamo due dischi. Adesso vi faccio vedere un'altra tecnica che uso spessissimo. Cerco una bocchetta che abbia la stessa curvatura del mio occhio e poi taglio l'iride dove mi occorre. In questo modo c'entrerà perfettamente. Inumidiamo e applichiamo il pezzo. Stessa operazione la ripetiamo con il secondo iride. Per la pupilla ci basterà ripetere le stesse operazioni ma con della pasta nera. Non abbiamo ancora finito. Adesso vi svelo un altro trucchetto, questa volta sul punto luce. Il punto luce è una delle parti fondamentali affinché l'occhio sembri corretto. E anche se degli occhi sono realizzati in modo perfetto, ma i punti luce messi a casaccio, vi sembrerà che c'è qualcosa che stona. Ma definiamo punto luce. Il punto luce è quel brillo che forma la luce incontrando una forma sferica e umida, o riflettente, come lo è quella dell'occhio. Quindi, una volta deciso da dove viene la nostra luce, ipotizziamo in questo caso in alto a sinistra, tutto quello che dobbiamo fare è immaginare un orologio nell'occhio del nostro personaggio. Stendiamo la nostra pasta bianca, ricaviamo due micro dischi e posizioniamoli alle ore 11, nell'occhio destro e nell'occhio sinistro. Ed eccolo qua, ma manca ancora qualcosa, le macchioline sulla testa. Come per le zampe, devono essere irregolari. Abbiamo terminato, spero ti sia piaciuto. Non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti per non perdere i prossimi video. Grazie e alla prossima. Ciao!